Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro Ciccio Gamer 89. Siamo tornati in una nuova puntata di Degustiamolo. Signori, mi raccomando, lasciamo un bel pollice in su. Perché? Perché il maestro Iginio Massari mi ha contattato, io veramente grazie mille, è stata una sorpresa devastante per me. Quindi se stai vedendo questo video, maestro, grazie ancora infinite, è stato veramente un piacere, non vedo l'ora di fare l'altra cosa che abbiamo quasi accordato. Signori, allora, mi ha mandato un pacco tanto, 3 kg, mi ha mandato 3 kg di roba. Come potete vedere c'è scritto pasticceria Veneto Iginio Massari. Me l'ha mandato ieri, io non ho avuto il coraggio di aprirlo senza di voi e andremo ad aprirlo. Patrizia, dato che ci sei, vieni a dare una mano e fai le riprese fatte bene, perché se mi metto io a tagliare e a fare diventa un po' un problema. Mettiti da là. Ce l'hai fatto? Sì. Ok, perfetto, la prossima volta mettete così. Te metti così e vediamo quello che c'è dentro. Signori, procediamo. Andiamo ad aprire. Io penso che ci siano anche dei biscotti, secondo me. Però potrei anche sbagliarmi. Ok. Attenzione, e qua ci andiamo a sbagliare. E qua, ragazzi, ce n'è tanta di roba però, Porca miseria. Allora, so che non mi vedete, ma intanto vedete da là. Allora, mi ha mandato la torta caprese. Buona la torta caprese. Quindi abbiamo la torta caprese. Abbiamo, che cos'è, Iginio Massari torta? Ma è una torta, torta alle nocciole. Ok, va bene. Che cos'è? Persicata di Iginio Massari. Che cazzo è la persicata? Pesche, zucchero, succo di limone e pectina. Ok, maestro, quanta roba mi hai mandato? Biscotti, guardali, biscotti di Iginio Massari mi ha mandato. Madonna, maestro, quanta roba è? Questo secondo me dovrebbe essere qualcosa di devastante, non so. Panettone al cioccolato, mi ha mandato anche il panettone al cioccolato. Allora, io il panettone ce lo vediamo un'altra volta, non è un problema. I biscotti hanno lunga conservazione come il panettone e me li andrei a vedere un'altra volta. Sono indeciso fra, sinceramente sono indeciso fra la torta caprese, la torta in generale, no, penso sia un ciambellone, o la persicata di Iginio Massari, anche se la persicata di Iginio Massari mi ispira tanto. Patrizia, tu cosa mangeresti? Tu mangeresti la persicata? Io no, perché secondo me c'ha conservazione alta questa qua. Io ragazzi, mi dispiace, vado contro Patrizia, ma vado con la caprese. Ragazzi, è più forte. Grazie ancora maestro, grazie infinite. Ragazzi, vi rilascio il link in descrizione del negozio online del maestro. Non me l'ha chiesto lui, già lo feci nel primo video e voglio rinnovare, perché comunque la mia è una passione, ve lo dico con tranquillità, è una passione. Io adoro il mondo della cucina, in particolar modo quella salata, ma anche quella dolce. Tra l'altro, per chi non lo sa, c'è Patrizia che sta seguendo un corso del gambero rosso di pasticceria. Allora, andiamo avanti, Patrizia. Allora, che bella! Che bella! Andiamo qua, buttiamo questo. Ce l'apriamo. Oggi c'è Patrizia che ci fa le riprese, sperando che sia più mobile possibile con le riprese. Non gli ho dato il cavalletto, però ce la dovrebbe fare, insomma. Odore! Allora, mi ridai quello là, perché voglio vedere un attimo gli ingredienti. Questa si vede che è stralievitata, ragazzi, cioè... Patrizia, qua mi devi fare dei primi piani assurdi, Allora, gli ingredienti della caprese: farina bianca, cioccolato fondente, albumi, zucchero, baking mandorle, cacao in polvere, tuorli, burro, miele d'acacia, zucchero a velo, fave di tonka. Pesonetto 600 grammi, ok? Io, ragazzi, ci metterò... Mi dai il coso per lo zucchero a velo, per favore? Ah, intanto io vi posso far vedere anche questa qua, tanto questa videocamera è favolosa, si vede tutto alla perfezione, vedete qua? Guardate che è bellissima, ragazzi, Questa sarà di una sufficienza imbarazzante. La metto nel piatto,
E questo lo scanso. Una... ma dentro. Ah no, perché per farlo appiccicare ci avevano messo la marmellata. Ok. Quindi andiamo a rompere un po' di zucchero a velo. Facciamo così. Vedi, questa volta, a differenza delle altre volte, magari è stato. Guarda, mi permetto di dire che forse hanno visto il nostro video, perché avevamo detto che si era seccato lo zucchero a velo, adesso lo danno sopra. Mi permetto di dire che forse è stato un suggerimento giusto, perché ognuno lo può mettere effettivamente quando la deve utilizzare la torta, no? Quindi, se fosse stato così, io sono molto contento di aver aiutato il maestro o chi per lui a prendere questa decisione. Assolutamente. Quindi ci mettiamo lo zucchero a velo. Ragazzi, c'è un odore di cioccolato che voi non avete idea. Ovviamente questo è un pezzettino che mangerò a colazione. Non mi venite a ripetere no perché stai a dieta, bla bla bla. Raga, già abbiamo parlato di questi concetti. Un pezzettino di questa non fa niente, eh. Io l'altra settimana, quando abbiamo mangiato la torta paradiso 3 settimane fa, l'ho mangiata tutti i giorni e sono dimagrito 2 kg, 1,8 kg, non mi ricordo quanto. E quindi ci mettiamo questo qua. Allora, faccio un attimo una ripresa io dalla mia parte. Eccola qua, ragazzi, fantastica, da sballo, veramente. Vai. Allora, intanto, dato che sono uno youtuber bravo, mi faccio la miniatura, sperando che non caschi. Miniatura fatta. Allora, andiamo, va. Patrizia, mi prendi una forchettina così magari. Oh, madò, stai tagliando, stai vedendo, Patrizia? Sì. Brava amore, non mollare mai qua, perché qua chi se perde. Oh wow. Oh wow. Oh wow. No, raga, oddio, perché ci sento anche il cocco dentro anche se non c'è? Quella è la fava tonca. Che cazzo, che ne so che sarà, papafonca, la finca finca, non lo so, metti a fuoco, grazie. Eccolo qua, raga, che riprese, ma che riprese che me faccio, ragazzi. Buona cazzarola questa, vado ad assaggiare per voi, ovviamente per voi, non mica per me. Vado, è un po' la brutazza oggi, eh. Madò. Mmm. No, raga, no, no, questa è la più buona che ho assaggiato fino adesso. Guarda, me la combatto con la torta paradiso, questa è la caprese, cioccolato fendente, si sente stra bene, il burro non è persistente come l'altra volta, ma c'è, si sente, miele si sente, fave di tonka ci stanno proprio i pezzetti dentro, wow. E sai se gli piace anche a te, anche se c'è il miele. Mmm, raga, mmm. Raga, buonissima. Si sente molto il miele, molto dolce, eh. Molto. Poi se vuoi dare un mozzico. Dammi la videocamera. Vieni. Dai, che sei impresentabile, su. Maestro, perdonami. Halloween è passato da poco, vai. Dimmi com'è. È buonissima, è buonissima. Per me è buonissima. È molto particolare. Mm-hmm, è veramente buona, eh. Veramente, veramente buona. Ragazzi, io ve la consiglio, veramente. Vieni, Patrizia. Tanto tu continua a sgrugnartela tutta. Regà, è una delle più buone che io ho assaggiato adesso. Sinceramente, è una delle più buone che ho assaggiato adesso. Se la combatte con la torta paradiso, questa è molto, molto dolce. A mio avviso, che non mangio più zucchero, però è buonissima. Veramente, maestro Iginio è. Madò, cioè, io lo so che poi vedete, tanto non è Iginio che le fa, ok, ma Iginio ha dovuto creare una squadra. Se Iginio non creava una squadra, queste ricette non c'erano. Attenzione. Bah, veramente fantastico, ragazzi, abbiamo un sacco di altre cose da aprire, ma tanto le metto in frigorifero e le faccio mantenere tutte, perché comunque ce l'hanno un po' di scadenza, il panettone è 28 giorni
ci abbiamo diversa roba, ragazzi, questa è buonissima. Adesso da qui a una settimana questa qua, piano piano, una fettina a colazione, non fa male, assolutamente. Signori, ma che vedevo di spettacolare, io vi giuro, è stata una cosa pazzesca, per me è stata pazzesca. E adesso sai che c'è, perché uno dice, sai, lo stai a di perché te sta a vedere il genio. No, perché se c'era qualcosa da di, io lo dicevo, come ho fatto anche nei video passati. Ma questa veramente è buona. C'ha un retrogusto anche di qualcosa di amaro, non so che cos'è, ma è gradevole perché spezza il dolce. Le mandorle ci stanno, le fave tonche là, come cavolo si chiamano, scusate ragazzi, perché albumi, zucchero, ma le mandorle, vedi che ci stanno, si sentono, ce ne stanno tantissime. Buono, buovo, fava tonca, buonissimo ragazzi. Che vedevo di grande, grande il maestro. Non mi aspettavo che mi mandavi tutta sta roba, quindi grazie mille, non so che dirti veramente. Grazie, grazie, grazie. Signori, se il video di oggi vi è piaciuto, mi raccomando, pollicione in su, commentate, condividete. Ci abbiamo i biscotti, ci abbiamo una torta, ci abbiamo la persicata e il ciambellone a cioccolato. Grazie ancora Eugenio, ma più che altro non per la roba che mi ha mandato, veramente semplicemente perché ha visto i nostri video e io sono onorato veramente e le faccio, ti faccio, mi permetto di darti tutti i complimenti che posso. Signori, buona, è piaciuta, avete visto quanta ce ne siamo mangiata, eh? Io due mozzichetti e lei ha finito il mio pezzo, questo è quello che abbiamo tolto alla torta. Poi vi ricordo che le torte non sono grandi, nel senso, sono torte da 600 grammi, però ragazzi, qualitativamente questa qui è veramente eccezionale. Poi io sai che c'è, non so perché sono talmente tanti sapori, talmente tanto differenti, che io non so scegliere la mia preferita. Cioè per adesso ti posso dire la torta paradiso perché incontra i miei gusti la torta paradiso, ma questa è molto particolare, questa secondo me è molto, a mio avviso, un dolce natalizio, secondo me. A mio avviso, quei sapori che c'ha dentro, sembra molto un dolce natalizio, perché si sente molto il cacao, si sentono molto le mandorle, si sente veramente tanto. Poi c'è un retrogusto amaro che, nella mia ignoranza, non so cosa sia, se la fava tonca, c'è il sapore del miele, hai capito come? Ricorda anche il torrone bianco, perché sono di miele. Regà! Buona, e sinceramente mi prendo il merito, anche se forse non è così, però mi piace pensarlo, che abbiano messo lo zucchero a velo perché è stato un suggerimento mio. Oh, non si sa mai, però se l'hanno preso da noi, io, chapeau, tanto di cappello, sono veramente contento. Signori, mi raccomando, un bel pollicione in su, se volete vedere il negozio di Eugenio ve lo lascio nuovamente qua sotto. Un abbraccione incredibile al vostro CCM89, grazie Patrizia per il supporto. Bella, sta roba la apriamo con calma comunque, frigorifero, ce la mettiamo da parte e via, bella. Cazzo che buona, oh, buonissima, buonissima.